Ci sono molte grandi donne della storia che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo con le loro azioni e realizzazioni straordinarie. In questo video ne vogliamo ricordare una, la prima donna pilota di aeroplani, afroamericana Bessie Coleman. Nell'America segregata dei primi del Novecento si assistette ad un processo volto a superare gradualmente il regime di segregazione razziale, ancora vigente negli Stati Uniti d'America. L'introduzione e il crescente uso dei mezzi di comunicazione di massa, la diffusione della cultura afroamericana, in particolare nel campo musicale, e l'elezione di un giovane presidente democratico dalle idee progressiste come John Fitzgerald Kennedy, furono fattori che contribuirono a rendere note le condizioni di vita degli afroamericani, considerate intollerabili da una crescente parte della popolazione. Una giovane donna si preparerà a cavalcare l'onda della protesta e a sfidare le leggi ed infrangere le barriere del pregiudizio. Il suo nome era Bessie Coleman, una figlia di schiavi emancipati, destinata a diventare la prima pilota afroamericana nella storia dell'aviazione. La sua determinazione era come il vento che solleva un aquilone, portandola sempre più in alto verso i cieli aperti e liberi. Elizabeth Coleman, detta anche Bessie, nasce ad Atlanta, in Texas, il 26 gennaio del 1862. Decima di 13 fratelli, sia il padre George che la madre Susan sono di origini afroamericane. Sono ambedue analfabeti e figli di schiavi, quindi, come era consueto, lavoravano entrambi nelle piantagioni di cotone. Quando Bessie compie 2 anni, George riesce con molti sacrifici a comprare una piccola porzione di terreno a Waxahachie e costruirvi una piccola casa di 3 stanze. La bambina frequenta la locale scuola per neri, una sola stanza dedicata agli alunni di colore, e per andarci deve percorrere più di 6 chilometri a piedi. Si divide tra la scuola, le faccende di casa e la chiesa, ma quando è il momento della raccolta del cotone, anche lei deve, come tutti, contribuire. Fin da subito mostrò un grande interesse per la lettura ed eccezionali capacità matematiche. Nel 1901 la vita di Bessie viene stravolta con l'allontanamento del padre, abbandonando la famiglia, stufo delle discriminazioni razziali del Texas, tornando in Oklahoma, allora territorio indiano, per cercare un riscatto di vita. Susan rimane in Texas e cerca di crescere nel migliore dei modi i figli, facendo la domestica per i bianchi. Con più di 18 anni, Bessie si iscrive all'università, presso la Colored Agricultural and Normal University in Oklahoma. Spende in un semestre tutti i suoi risparmi faticosamente messi da parte, ma alla fine è costretta a tornare a casa. Vive per oltre 5 anni con la madre e i fratelli, cercando ognuno, con vari lavori, di provvedere al loro mantenimento. A 23 anni decise che era il momento di cercare un futuro migliore ed insieme ad altri 2 fratelli, John e Walter, si trasferisce a Chicago. Lavora in un ristorante e intanto frequenta la Bowman School of Beautiful Culture, che dà la possibilità di un secondo lavoro come manicure alla barber shop. Mentre era intenta a servire i clienti, molti dei quali piloti, Bessie rimase affascinata dai racconti che facevano tra di loro, specialmente sulle missioni svolte durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte francese, talmente incisivi ed emozionanti che decise che quello sarebbe stato il suo futuro. Purtroppo, tra lei e il suo sogno vi era un grosso ostacolo da superare. In quegli anni nessuna scuola di volo americana era disposta ad avere come allieva una donna, e per di più di colore.
provò in tutti i modi a cercare un pilota disposto ad addestrarla, anche privatamente, nei canali non ufficiali. Ma purtroppo per lei le risposte risultavano sempre negative. Stufa di essere allontanata in malo modo, abbandonò per un breve periodo l'idea. Nel 1917 si sposa con un amico del fratello Walter, Claude Jem, ma le cose non andranno per il verso giusto e dopo qualche anno si separerà. Nel frattempo, l'editore del Chicago Defender, che frequenta il negozio dove lavora, vedendo la passione di Bessie, le suggerisce di studiare all'estero. Il giornalista di colore Robert Abbott, proprietario di uno dei maggiori quotidiani, conoscendo molte persone influenti, riesce a procurarle uno sponsor. Sarà Jesse Binga, fondatore della prima banca afroamericana, a voler incoraggiarla, decidendo di finanziare in tutto e per tutto il suo audace sogno. Sia Abbott che Binga, pubblicizzando questa audace impresa, riescono a trovare i finanziamenti necessari per far studiare Bessie in Francia, riuscendoci con la sua partenza avvenuta nel 1920. Nel novembre di quell'anno, infatti, Coleman si imbarca sul transatlantico SS Imperator, lasciandosi alle spalle l'America segregazionista, ma soprattutto gli affetti più cari. Una volta giunta in Francia, Bessie nota subito la differenza con gli Stati Uniti. Si iscrive alla Berlitz Language School per studiare ovviamente la lingua. Successivamente comincia a frequentare la Federation Aeronautic, una rispettata scuola internazionale di volo gestita dai rinomati costruttori di aerei della Prima Guerra Mondiale, dove imparerà le nozioni di volo. L'addestramento molto impegnativo dura circa 7 mesi sul biplano Type B2, lungo 8 metri con un'apertura alare di 12. Il biplano presentava una cabina di pilotaggio di 2 posti, uno per l'istruttore e uno per lo studente. Seppur moderno per quel tempo, era pur sempre un aereo rudimentale con molti limiti. Le lezioni ovviamente non si limitavano solo a pilotare, ma ad esercitarsi in qualsiasi condizione meteorologica, eseguire manovre rischiose ed effettuare, nei limiti, anche manovre acrobatiche. Il rischio era sempre elevato. Purtroppo assistette ad un incidente aereo dove vide perire un compagno di corso, ma questo non la intimorì, anzi, finì il corso con ancor più grinta e determinazione. Il 15 giugno del 1921, con la matricola numero 18310, Bessie entrerà nella storia come la prima donna di nazionalità afroamericana. Prosegue per altri mesi a cimentarsi in volo, ma la sua passione comincia a indirizzarsi verso una guida sempre più grintosa e spericolata, cimentandosi in voli più acrobatici, grazie agli insegnamenti di un asso dell'aeronautica francese, dove apprenderà ogni trucco di manovra. Pronta e decisa a dimostrare quanto appreso, torna negli Stati Uniti, convinta, una volta mostrato il brevetto da pilota, di poter essere accettata nella società e negli apparati militari. Ma ancora una volta trova una forte opposizione. La segregazione razziale è troppo radicata e non accetta che una donna sia pilota, e per di più di colore. La licenza commerciale per gli aerei di linea gli viene negata. Abituata a continui no, ma non volendoli accettare, decide di far valere le sue capacità con voli privati. Consapevole di non ottenere un aereo privato tutto per sé, decide di comprarne uno, ma purtroppo il costo era troppo elevato. Cominciò allora a svolgere corsi per piloti principianti. Non fece mancare, nel frattempo, il suo impegno nella lotta contro la segregazione razziale. Ad ogni incontro e manifestazione
era sempre in prima linea, pronta a spronare e a incitare la comunità afroamericana. Decise di osare sempre di più e di voler cimentarsi nel barstorming, una tipica acrobazia molto in voga negli anni 20. I piloti atti a svolgere questo tipo di volo venivano chiamati barstormer. Il loro compito era quello di volare in aria con figure ad otto, disegnando un infinito nel cielo per intenderci, capovolgendo più volte l'aeroplano su se stesso, permettendo persino alle persone di camminare sulle ali dei loro aeroplani durante il volo. Ovviamente i migliori piloti si trovavano sia in Francia che in Germania. Decise così di raggiungere questi assi e farsi insegnare ogni cosa su questa incredibile tecnica. Durante il soggiorno riuscì a incontrare il geniale progettista e fondatore Anthony Fokker, dell'omonima azienda aeronautica tedesca, invitandola più volte nei suoi stabilimenti spiegandogli il funzionamento di tutti gli aeromobili in dotazione. Divenuta abilissima, decise di tornare in America e dimostrare così a tutti le sue straordinarie abilità. Cominciò ad esibirsi con aerei presi in prestito, dimostrando da subito una certa fluidità e bravura durante il volo. Con i soldi messi da parte e qualche aiuto dai suoi storici amici, riesce a comprarsi finalmente un aereo tutto suo, un Curtiss GN4D. L'aeromobile era quello di addestramento, il più utilizzato dagli Stati Uniti durante gli anni 20, soprannominato Jenny per le sue iniziali JN. Sostanzialmente era una variazione del GN2 e del GN3. Il primo caratterizzato da una configurazione alare con ali superiori ed inferiori di uguale misura e dotato di alettoni comandati da una staffa fissata sull'abitacolo anteriore. Dato che risultava essere sottopotenziato, gravato da un peso eccessivo che si ripercuoteva in una velocità variometrica limitata, il GN3 intendeva così migliorare le caratteristiche adottando una configurazione alare sempre biplana, ma con l'ala inferiore spostata verso la coda e con gli alettoni presenti solamente in quella superiore. Venivano controllati da una barra di comando e veniva inoltre adottata una pedaliera con la quale controllare il timone. Questi aerei, in dotazione all'aeronautica militare, vennero sostituiti con altri modelli sempre più moderni, ma non volendoli distruggere, vennero ceduti a privati con un'oscillazione di prezzo tra i 200 e i 500 dollari, a seconda delle condizioni del velivolo. Il 3 settembre del 1922, durante uno spettacolo di commemorazione, il 369° Reggimento di Fanteria della Prima Guerra Mondiale, sponsorizzato proprio dal suo amico Abbott, Bessie si esibì a bordo del suo Jenny, dinanzi a centinaia di spettatori civili e militari, ma soprattutto a testate giornalistiche e televisive. Da quel momento la fama della prima donna pilota afroamericana raggiunse non solo il territorio americano, ma tutto il resto del mondo, divenendo per tutti Queen Bessie, la regina del cielo. Comincia così ad essere contesa dai giornalisti con le lunghe interviste, ma soprattutto dalle televisioni che si accalcano per riprendere l'eroina dei cieli e le sue strabilianti performance. Il pubblico, perfino i bianchi, fino allora scettici, ammirarono il coraggio di questa donna. Bessie è brillante, istruita e bravissima. Diventa così una vera e propria star. I manifesti degli eventi a cui partecipa la definirono la più brava donna del mondo. Il suo sprezzo del pericolo era talmente forte che pur di completare un'acrobazia metterà a rischio la propria vita. Nello stesso anno, infatti, del 1923, venne coinvolta in un incidente aereo. Mentre svolgeva uno dei tanti voli acrobatici a Santa Monica, il suo aereo entrò in stallo, schiantandosi a decine di metri dal suolo.
riportando per fortuna solo una rottura completa e scomposta della gamba e la frattura di 3 costole. Trovandosi a terra dolorante, implorò i sanitari di fasciarla, in modo da poter salire su un altro aereo e continuare lo show, per non deludere il suo pubblico. Ma il dottore, accortosi delle condizioni precarie, decise di chiamare un'ambulanza e trasportarla in ospedale. Si guadagna così l'appellativo di Brave Bessie. La sua convalescenza e l'attesa di acquistare un altro aereo la costringono a farla rimanere a terra per circa un anno, dove però frequenterà nello stesso tempo a Chicago gli ambienti più prestigiosi. Qui incontra il principe africano Koyo del Dahomey, con cui conversa in maniera amichevole in lingua francese, raccontando il suo sogno, ovvero quello di aprire una scuola di volo unicamente per afroamericani. Trova l'opportunità anche di incontrare la cantante Josephine Baker, con la quale stringerà un rapporto di amicizia tale che anche lei otterrà la sua licenza di volo in Francia nel 1933, seguendo così le orme della sua amica. Durante uno dei tanti viaggi, mentre era in via di guarigione, si reca in Orlando, dove incontrerà e verrà ospitata dal reverendo Ezekiah Hill e sua moglie Viola. Riesce ad Orlando ad aprire un beauty shop che le permetterà di raccogliere del denaro per poter comprarsi finalmente un altro aereo. Del resto, lei stessa sosteneva che il cielo è l'unico luogo in cui non ci sono pregiudizi. Le viene offerto un ruolo nel film Shadow and Sunshine, Ombra e Sole. Durante le riprese, però, si accorge che il suo ruolo viene descritto in maniera distorta, facendola apparire con abiti laceri e con pochissima istruzione. Ovviamente va su tutte le furie. Indignata per i pregiudizi razziali, abbandona istantaneamente il set per non rimetterci più piede. Per lo stesso motivo, rifiuterà di esibirsi a eventi preclusi alle persone di colore o dove è presente la segregazione. Così diceva: sapevo che non c'erano aviatori tra noi, né uomini, né donne, così ho pensato che fosse mio dovere rischiare la mia vita per imparare a volare. Nel 1926, finalmente con i soldi guadagnati, riesce a comprarsi un aereo, un altro Curtiss GN4. Prima dell'acquisto lo fece visionare dal suo amico, il meccanico William D. Wills. Dopo un breve giro di prova, dichiarò che fosse troppo vecchio e mal tenuto per potersi esibire, ma la Bessie non gli diede ascolto e lo acquistò. Il 1 maggio viene invitata dalla Welfare League ad una manifestazione commemorativa in California. Partì ovviamente con il suo Curtiss, ma durante il viaggio incontrò vari problemi, tali da farla atterrare per ben 3 volte. Il 30 aprile a Jacksonville decise di fare una prova generale, insieme al suo fidatissimo meccanico Wills. Quest'ultimo avrebbe dovuto pilotare il suo aereo mentre lei, seduta sul sedile posteriore, era intenta a controllare il terreno e valutare un buon posto dove sarebbe dovuta atterrare con il suo paracadute. Il tempo era limpido e soleggiato. Nulla faceva presagire alla sciagura che sarebbe venuta di lì a poco. I due salgono come sempre sul biposto, controllano ogni cosa e decidono di alzarsi in volo e valutare le condizioni dell'aereo e fino a che punto potersi spingere. Wills, per oltre 5 minuti, mantiene una quota di sicurezza a 2000 piedi. Tutto sembra procedere per il verso giusto, nessuna vibrazione eccessiva, una buona tenuta di volo. Insomma, si può osare salendo di più con la quota. Will decide quindi di salire altri 1500 piedi, portandosi ad una quota di 3500.
Improvvisamente però succede qualcosa. L'aereo va in stallo, comincia a perdere quota e va in looping, ovvero si capovolge. Bessie, forse per sporgersi meglio e avere più visuale nel valutare il terreno, non indossa la cintura di sicurezza. Tutto accadde in un attimo. Viene sbalzata fuori ad un'altezza di oltre 500 piedi, circa 150 metri. Per lei non c'è nulla da fare. Cade al suolo, morendo sul colpo. Wills, non riuscendo a controllare più il velivolo, si schianterà poco distante, morendo anche lui, ma non sul colpo. Un avventato soccorritore, intervenuto a liberarlo e tirarlo fuori dall'aereo, sta fumando una sigaretta, non accorgendosi del combustibile uscito nell'impatto. Questa distrazione farà scoppiare un incendio, avvolgendo tra le fiamme i resti dell'aereo e con esso il povero Wills. La stampa riportò immediatamente la notizia in prima pagina, ma menzionando quasi nella totalità solamente il pilota perché bianco. Solo i giornali afroamericani menzionarono Bessie, soprattutto la giornalista Ida Wells. Si scoprì in seguito, dopo accurati analisi, che mentre erano in volo, una chiave inglese lasciata incustodita scivolò tra gli ingranaggi, inceppando i meccanismi di rollio. Ad un passo dal sogno, così scriveva alla sorella Eloise, sto per aprire la scuola di volo. Bessie muore all'età di 34 anni. Al suo funerale migliaia di persone le rendono omaggio. E così per tutto il viaggio in treno della Salma da Orlando a Chicago. Per onorare la sua memoria, dopo il 1931, il giorno della sua morte, i piloti decisero di sorvolare la sua tomba. Nel 1977 le donne pilota afroamericane formarono il Bessie Coleman Aviators Club. Nel 1995 fu realizzato un francobollo per ricordare tutti i suoi successi. Diversi aeroporti sono intitolati con il suo nome. E infine nel 2023 la Mattel la volle raffigurare nella serie speciale Tra le Barbie, omaggiando Bessie tra le donne che hanno avuto un'importanza nella storia. Fu ricordata anche da Mia Jamston, prima astronauta donna afroamericana a viaggiare nello spazio. Durante il suo soggiorno nel modulo scientifico Space Lab sulla Space Shuttle, in orbita intorno alla Terra, nel suo unico volo nello spazio portò con sé la foto di Bessie, la donna che fece da apripista a tutte le donne, sia bianche che afroamericane. La definì un modello per tutta l'umanità, la perfetta definizione di forza, bellezza, dignità e coraggio. Sebbene Coleman non abbia realizzato il suo sogno di aprire una scuola di volo, la sua breve ma ardente carriera ha ispirato molti altri a proseguire i propri sogni. Il suo successo non nasce solo dalla sua dedizione, coraggio, ma dal suo desiderio di raggiungere gli obiettivi. Nel corso della sua vita ha sempre conquistato ogni traguardo e se non ci fosse stato un destino beffardo avrebbe realizzato anche il suo sogno. La sua eredità continua e ci insegna a non smettere di lottare per i nostri ideali, sogni, speranze, perché anche trovando ostacoli questi si possono evitare. Basta solo la forza e la volontà di raggiungerli.